Roma, 3 marzo 2016. Racconta Manuel Foffo che quel mercoledì avevano deciso di fare un festino a casa sua a base di coca e sesso, chiamando anche altre persone. Giovedì l'aria tra di noi era molto pesante. Ho parlato a Marco del mio odio profondo per mio padre e Marco mi ha detto che lo avrebbe ucciso per me. Poi mi ha mostrato dal suo cellulare dei video di stupri. Manuel e Marco avevano deciso di far male a una persona. E così abbiamo cominciato a girare in macchina per Roma, in cerca di una preda. Dalla versione di Marco Prato risulta che avevano comprato cocaina per 1500 euro e lui avrebbe ucciso il padre di Manuel. Io avrei ucciso il padre di Manuel, avrei anche cambiato sesso per sedurlo e poi ucciderlo. Io e Manuel avevamo deciso di mettere in atto una nostra fantasia erotica. Compiere una violenza sessuale a pagamento. Non avendo trovato la loro vittima, Marco decide di contattare Luca Varani, che conosceva da tempo. Facciamo un festino. Sono solo. Ti do 120 euro. Il festino va avanti per un po'. I due stordiscono Varani con la droga dello stupro. Varani crolla e Marco Prato gli dice: non hai capito che devi morire? E Manuel Foffo gli fa eco: questo stronzo deve morire. Manuel Foffo dirà di aver assecondato quella follia omicida. Perché ero ostaggio di Marco Prato, alla sua richiesta di strozzarlo, senza riuscire a stringere. Luca combatteva per rimanere in vita. Marco racconta che Manuel era in preda ad una furia bestiale. Ha iniziato a colpirlo con il martello in testa, adirandosi sempre di più per non riuscire a provocarne la morte e chiedendomi ripetutamente di aiutarlo. Io non ho fatto niente, nemmeno un colpo, perché ero innamorato di Manuel. Il giorno dopo Manuel dirà al padre: papà, ho fatto una cosa bassissima. Che cosa? Abbiamo ucciso una persona. Mentre in albergo, Prato scriverà: sono stanco e sono una persona orribile. Ricordatevi solo il bello di me.